Il trasferimento dei quadri è stato necessario, fatto allo scopo di salvaguardare le opere trovate in stanze umide, spesso alla mercé dei piccioni e prive delle cornici originali. Il sindaco ha anche colto l'occasione per ringraziare a sua volta il signor La Gaipa, operaio dipendente a Santo Spirito, che in un atto d'amore e di sensibilità ha ritenuto giusto custodire le cornici originali dei quadri avvolgendole in carta di giornale. Ciò avrebbe tenuto lontane le tarme, impedendone il disfacimento. Il rappresentante della famiglia Sinatra è venuto a vedere in anteprima la collezione dedicata allo zio. Ci sono state delle polemiche in questi giorni con la sovrintendenza e il comune. Cosa dice la famiglia? È che finalmente Michele Guardì ha fatto qualcosa veramente di grandioso per la famiglia Sinatra, rispettando la volontà dello zio, che era proprio questo, di mettere a disposizione della cittadinanza tutte queste opere che sono di un grandissimo valore. In questo modo quindi sono state valorizzate, non penalizzate? Valorizzate, finalmente valorizzate, erano state penalizzate molto. Oggi sono state valorizzate, oggi è stato riparato ad uno scempio che era stato fatto in precedenza. In questo modo quindi sono state valorizzate, non penalizzate? Valorizzate, finalmente valorizzate, erano state penalizzate molto. Oggi sono state valorizzate, oggi è stato riparato ad uno scempio che era stato fatto in precedenza. Ridare dignità a un patrimonio artistico fatto di tele di autori dal 400 al 900, custodendo e a fare da cicerone al ministro, alle autorità e agli ospiti, il regista Michele Guardì, che ha curato l'allestimento delle opere, un vero patrimonio di iconografia religiosa e non di autori dal 400 al 900, stimabile valore artistico che restituisce ai cittadini una parte importante della loro storia. Non si tratterà dunque di un museo, ma di una struttura fruibile a 360 gradi, con spazi dedicati anche ad altre forme d'arte, alla maiolica, alla storia del costume, all'etnoantropologia. Previsto anche l'uso di alcune sale per dibattiti, concerti, per celebrare matrimoni, una realtà che sarà gestita direttamente dall'amministrazione comunale e che sarà arricchita di volta in volta di opere nuove, frutto di scambi culturali con musei e pinacoteche del circuito nazionale e mondiale, nel quale si produce e si costruisce la cultura con i diversi linguaggi dell'arte. Ha invitato tutti a partecipare a quello che è stato definito un vero evento per la città dei templi. Una battaglia, chiamiamola così, oggi riapre il Collegio dei Filippini, grazie anche a Michele Guardì. No, ma nessuna battaglia, dopo un po' di difficoltà che sono assolutamente naturali per le cose che hanno un'importanza di questa portata. Non credo che ci siano dei problemi. È arrivato il ministro Alfano, abbiamo l'assessore regionale Leanza e Beni Culturali, quindi mi pare ci sono i direttori dei giornali, la Sicilia, ospiti importanti come Elisabetta Gardini, eurodeputato, un ospite della città Sergio Cammarere che vuole far festa, il rettore magnifico La Galla, mi pare che la festa sia completa. Il Collegio dei Filippini, molti l'hanno già visto in anteprima, ma è di una meraviglia assoluta. È una struttura meravigliosa che io ricordo di aver frequentato quando era scuola per geometri e ragionieri, però è stato ristrutturato molto bene e abbiamo riservato per volontà del sindaco un'ala alle esposizioni temporanee dei giovani artisti, dei nuovi. Questa è la cosa importante, che accanto è un palazzo e contiene Luca Giordano, che contiene Giambecchina, che contiene lo Iacono, possa avere in esposizione quadri di nuovi importanti artisti che si affacciano alla vita pubblica da una struttura di questo genere.